degli appuntamenti più importanti in questa fase iniziale, anche se noi abbiamo sempre vissuto alla giornata e quando ci si sono presentati comunque altrettanto importanti gli impegni con Ancona, gli impegni con Senigallia e così anche con le altre squadre che sono Castelfidardo, Fossombrone, Isernia stesso, quindi l'aspetto mentale della squadra è ottimo, i ragazzi hanno lavorato anche questa settimana in maniera eccellente e mi auguro che domani rispecchiano un po' quello che è stata la settimana di lavoro svolta. Qualche acciacco fisico ancora l'abbiamo, che sapete benissimo quello di Balic è un po' più lungo, e la situazione di Oddo che è in fase di recupero e quindi credo che già dalla prossima potrebbe essere anche utilizzabile. La prossima di metà settimana? Anche di metà settimana. Abbiamo lavorato in funzione di quella gara perché il piccolo problemino che ha avuto e che ci ha tolto fuori 10 giorni comunque non va alimentato e quindi penso che aspettare un giorno in più, 2 giorni in più possa precludere danni peggiori. Cioè, ecco. Mister Forgione come sta? Perché ieri si parlava di un problemino all'anca, cioè sale dalla partita. Forgione dobbiamo valutare ancora perché ieri ha fatto un allenamento iniziale e poi si è fermato. Oggi ha svolto la seduta in maniera non del tutto regolare, quindi tra stasera e domani mattina credo che scioglieremo i dubbi anche in funzione di quello che sarà il rapporto con i fisioterapisti e mi diranno. In quel caso si potrebbe rischiare già dal primo minuto Don Sa? Ma io non rischio nessuno. Anche dal punto di vista fisico. No, sicuramente non ha una tenuta ottimale in questo momento, ma ci abbiamo Don Sa, ci abbiamo anche altri ragazzi che comunque per via e vicissitudini anche dovute a situazioni under sono stati fuori. E mi riferisco a Belli, mi riferisco anche ai giovani 2006 che possono essere comunque dei giocatori che possono sicuramente dire la loro, e fino a quando noi abbiamo tutti disponibili ovviamente uno mette la formazione migliore, quando c'è qualche defezione io ho piena fiducia negli altri ragazzi che si stanno allevando sempre con serietà e professionalità. Si affrontano due squadre che nelle ultime uscite hanno creato molto e hanno sprecato altrettanto, come Teramo e Chieti. Forse in difesa Chieti domenica scorsa ha concesso qualcosa in più rispetto a un Teramo contro l'Ancona. Dove vede che la partita si possa sbloccare in qualche modo? Oh, guarda, io ti dico la verità, per quanto riguarda e concerne la partita di domenica, noi le situazioni concesse sono situazioni che sono frutto di qualche errore individuale più che altro, più che della manovra stessa dell'Isernia. Noi dobbiamo certamente eliminare al minimo quello che sono i nostri errori individuali che possono portare ovviamente azioni favorevoli agli avversari e cercare di essere più bravi, più cinici e più cattivi in quello che riusciamo a creare. Mister, il Chieti non vince con il Teramo da 20 anni. Non so se ne avete parlato anche in settimana, se è un motivo in più per caricarvi per la partita. No, sinceramente per me è una novità e questo comunque dà ancora di più importanza alla gara perché credo che siano delle situazioni che fanno parte anche della storia e fare un risultato importante potrebbe farci entrare appunto positivamente in questo Guinness. Quindi, se ho ben capito, ma non dovesse esserci Forgione, il sostituto naturale è Belli di Forgione. No. Ci sono anche altre soluzioni. No, Belli fa parte delle soluzioni, insieme a Don Sa. Sì, è una delle soluzioni, assolutamente. Guardando a mercoledì, un piccolo sguardo all'impegno successivo, ci sarà anche un po' di turnover, spazi a quelli non utilizzati finora. Cioè, come si prepara il turno di metà settimana? Ma il turno di metà settimana. Anche se bisogna vedere quello certo, che succede domani. Ma infatti è molto, dipende da quello, nel senso, sai, quando si fa un risultato positivo lo spirito è sicuramente diverso e qualche acciacco lo superi velocemente perché l'aspetto nervoso e mentale credo che sia l'ago della bilancia della fatica. E poi cercheremo di mettere in campo la miglior formazione, se c'è qualche giocatore un po' più affaticato o meno verrà sostituito da qualche altro, se ricapisco che stanno tutti bene
continuerò per la strada che mi dà più garanzie, ovviamente. Dei 13 punti attuali, 9 fuori, 4 dentro, ecco, che cosa bisogna fare per invertire la tendenza casalinga? Ho capito bene. No, noi dobbiamo stare solamente sereni e vivere le partite in casa e fuori casa alla stessa maniera. È ovvio che poi i numeri ti dicono anche quello che sei, ma quello che ti dicono che sei, ancora secondo me dobbiamo aspettare un po' di tempo, perché in tema di bilanci e in tema anche di risultati, di continuità dei risultati dentro o fuori, è ancora prematuro. Abbiamo fatto solamente tre partite, quindi credo che noi dobbiamo continuare a lavorare per la crescita generale della squadra affinché si inverta questa rotta anche in casa, di fare qualche risultato un po' più importante e con più continuità. Importa ancora fiducia a Servalli o hai il dubbio fino alla fine? Ma al di là dei dubbi che ci sono, per carità, ci sono i dubbi. Uno, c'è anche una situazione da attenzionare che riguarda sempre quella degli under, ma al di là di questo io non sono uno che comunque sta lì a guardare tanto questa situazione, quindi cercherò di mettere la squadra nelle condizioni migliori e quindi nella generalità delle scelte cercherò di fare la cosa migliore per la squadra anche, in questo momento. Anche dal punto di vista della personalità, visto che comunque si parla di un derby importante. Sì, 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 ma i derby fanno parte del gioco, io i derby li definisco il Natale della situazione. Stiamo lì un mese, 20 giorni a preparare il derby, in questo caso una settimana, ma poi il giorno di Natale passa in fretta. Quindi noi dobbiamo fare giocare solo i 90 minuti come le altre partite e cercare di rendere positivamente queste che sono le attese di un derby e trasformarle in energia positiva da sviluppare poi dentro il campo nella prestazione. Hai detto che bisogna ancora vedere chi siamo. Anche le altre squadre stanno, certo, soprattutto le altre squadre stanno vedendo chi siamo. Quello che ti chiedo, è vero che bisogna ancora acquisire questa identità piano piano, ma non dico quali sono le pretendenti o chi potrebbe vincere il campionato, ma a tuo giudizio, anche se la risposta penso che sia scontata, conterà molto e soprattutto la tecnica che si è assestata, diciamo, nella squadra, anche l'assetto tecnico, i minori sbagli che le squadre andranno a fare, e conterà molto o ci vorrà anche una serenità della struttura societaria? E qua la mia domanda proprio è mirata, quindi quelle società che si sono ben strutturate, che confortano sotto tutti gli aspetti calciatori e addetti ai lavori, in questo campionato dove una va, un solo uno, e le altre che si giocheranno, ecco, conterà soprattutto per te, non dico in percentuale, molto, solo, quasi esclusivamente la convinzione tattica quando vanno a giocare, oppure ci vorrà anche il conforto anche psicologico, non solo strutturale, della società? Il calcio è stato chiaro? Sì, ho capito perfettamente la domanda. Il calcio è comunque una materia difficilissima, cioè tutte le componenti che ci sono attorno, che ruotano attorno alla squadra, devono fare la propria parte. E quindi, come lo è per noi, lo è anche per le altre società. Al di là che in questo momento, e ho capito benissimo la domanda, l'Aquila, San Benedettese hanno una struttura già assemblata da anni a livello societario e noi no, noi comunque la società ci sta mettendo pian piano nelle condizioni di averla quel tipo di struttura. Sicuramente sono le persone che sono arrivate da un mese e stanno facendo salti mortali affinché tutto questo avvenga. Mentre per quanto riguarda quello che è l'aspetto tecnico-tattico, il trovare quell'identità tecnico-tattica a me non mi spaventa. A me la cosa che invece farebbe piacere avere è la serenità dei ragazzi, ma soprattutto la condizione generale dei ragazzi affinché venga raggiunto quel top di condizione per tutti. Ma questo, come ripeto, lo abbiamo noi, lo hanno anche le altre società. Io vorrei avere tutti quanti nelle condizioni di poter stare al meglio del proprio target fisico, proprio perché questo mi farebbe capire in buona sostanza la qualità generale della squadra.
perché adesso io non posso dire la nostra squadra, anche se ha un'identità tecnico-tattica, è al top. Non lo è, perché fino a quando ci sono 3-4 giocatori che non stanno al massimo, 3-4, 2-3 infortunati, non lo è. Ma queste problematiche sono problematiche che affrontiamo tutte quante, già tra i professionisti, figuriamoci in questa categoria. Fanno parte del gioco e sono convinto che pian piano riusciremo a trovare quella dimensione che poi ci permetterà di poter dire la nostra in questo campionato. No, solo se ci potete dire qualcosa del, sul Teramo, se gli altri che affrontiamo una squadra organizzata, una squadra che ha delle qualità importanti, soprattutto nel reparto avanzato, da a prendere con le pinze. Ci sono dei giocatori veramente interessanti, Galesio, De Gidio, Volpe, Ture stesso, che hanno delle qualità tecniche ma anche fisiche importanti. In più aggiungo che è una squadra che viene da 3 vittorie di fila e quindi hanno sicuramente un piglio e una positività importante, ma dall'altra parte, come ho detto anche ai ragazzi, noi che parte facciamo? Noi siamo il Chieti, abbiamo anche noi dei giocatori che possono fare molto bene in questo campionato, a cui ho tantissima fiducia, e sono sicuro che, visto che il mio gruppo e la mia squadra ha dentro un cuore pulsante importante, su quello noi dobbiamo far leva e cercare di essere cattivi, concentrati, umili e soprattutto vogliosi di voler mettere in difficoltà una squadra che si confronterà con noi, una squadra di livello che si confronterà con noi. Sì, dall'inizio è una possibilità oppure non ancora? No, è una possibilità, come lo sono anche gli altri. C'ho Valentini che sta scalpitando, c'ho Sini che comincia a star bene, c'ho Don Sai che sta salendo anche sotto l'aspetto prestativo. Le soluzioni cominciano ad essere buone e quindi terrò tutti quanti in considerazione. Sto di Dio, com'è che ho visto? Abbiamo visto solo per brevi spezzoni. Sì. No? Com'è sta ragazza del quale si parlava tanto bene? Ma se ne parla bene, ha bisogno sicuramente di avere i suoi spazi di crescita, è un ragazzo che ha vissuto una realtà diversa da questo, magari l'anno scorso ha fatto qualche partita più da protagonista, in questo momento sta trovando meno spazio, ed è un ragazzo che si impegna allo spasimo perché ha un atteggiamento positivo, deve sicuramente migliorare sotto tanti punti di vista, come lo dobbiamo tutti, compreso me allenatore, migliorare, per carità, però è un ragazzo a cui va dato il tempo per poter crescere tranquillamente. Domani si prende un'altra cornice di pubblico numerosa e quindi adeguata anche al derby, anche sold out, tribuna e curva rossa nuovamente, insomma. Quindi sto Chieti sta suscitando entusiasmo. Noi dobbiamo continuare ad alimentarlo questo entusiasmo, perché sappiamo che la gente potrebbe essere un'arma in più, il dodicesimo uomo in campo, e dobbiamo sicuramente alimentarlo attraverso le prestazioni, e credo che se lo stadio sia sold out, questo va dato merito a quello che ha fatto finora la squadra, perché questo atteggiamento da parte della gente di vicinanza e soprattutto di entusiasmo ci fa pensare che stiamo lavorando su e siamo sulla strada giusta, quindi dobbiamo continuare ad alimentarlo. L'altro giorno facevo una battuta, dicevo vorrei vedere 2000 persone fuori senza biglietto, e quindi l'obiettivo è sempre di tenerlo pieno, perché questo significherebbe che stiamo facendo un percorso importante in questo campionato.